Buongiorno e buon sabato, popolo delle stelle, amici di Chiapura del Buio e amici dall'altro capo del mondo, perché oggi abbiamo una cosa specialissima per voi. Siamo collegati in diretta con la base Concordia in cima alla calotta polare antartica, dall'altro capo del pianeta, letteralmente quasi. La base Concordia che al momento è occupata da un team italo-francese che appunto la collaborazione gestisce la base Concordia e che si prepara a invernare perché mentre da noi oggi è il primo giorno di primavera, quindi benvenuti nella primavera astronomica, nell'emisfero australe stiamo entrando nell'autunno. Quindi questa è una grande occasione, sbizzarritevi con le domande, noi abbiamo già raccolto prima di oggi un elenco di domande da fare ai nostri ricercatori qui presenti. Base Concordia, volete dire qualcosa? Sì, presentatevi un po'. Certo, ciao a tutti. Ciao, grazie Ciao a aver tutti. accettato l'invito. Ma è un piacere per noi, ovviamente. Come avete giustamente detto voi prima, stiamo in collegamento dal Plato Antartico a 3200 metri di quota, a circa 1200 km nell'entroterra, appunto. Anche se chiamarlo entroterra fa un po' strano perché questi 1300 km di quota su cui siamo in realtà sono 1300, scusate, metri, non chilometri, di ghiaccio. Quindi viviamo in una condizione decisamente particolare. E come avete giustamente detto, come per voi è il primo giorno di primavera, per noi oggi è appunto l'equinozio, quindi abbiamo avuto 12 ore di giorno e 12 ore di buio. Come vedete adesso, in effetti, dalle finestre non entra luce. E questa è una Ah, sono situazione particolare per noi perché qua nel continente antartico, come immagino sappiate, si vive in una situazione di svariati mesi di sola luce, cioè 24 ore in cui il sole non tramonta mai per 3-4 mesi. Si passa poi a un'alternanza giorno-notte, poi dai primi di maggio entreremo nella lunga notte antartica che durerà fino a circa metà agosto quest'anno. Siamo 12, 12 persone, metà italiani e metà francesi, diciamo, perché la base è l'unica base antartica cogestita da due nazioni, dall'Italia tramite il Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, che è gestito dall'ENEA per la parte logistica e dal CNR per la parte scientifica e dall'IPEV, l'Istituto Polare Francese, per appunto la parte francese. Io sono Rodolfo Canestrari, sono il fisico dell'atmosfera qua a Concordia e lo station leader per questa 17ª stagione invernale. Ora passerò il microfono in modo che tutti i ragazzi si possano presentare dicendo appunto il loro nome, il ruolo che hanno in questa avventura antartica. Buonasera a tutti, buongiorno per voi. Io mi Buongiorno. chiamo Davide Usolini, lavoravo all'INAF, ma adesso sono qua, faccio l'ICT per organizzare un po' tutte le macchine su cui gira la scienza e la comunicazione verso l'esterno. Mi occupo anche delle radio, perché qua ognuno di noi ha una radio, come vedete sul tavolo, sempre a disposizione all'esterno. Adesso tocchiamo i meno 80 gradi di windchill, quindi stiamo cominciando ad essere un po' pericoloso. Quindi ogni mezz'ora siamo in contatto radio. E un po' Freschetto. sono il loro angelo custode anche. Buonasera, mi chiamo Giusy Canestrelli, sono il medico della base Concordia, quindi mi devo occupare della salute fisica e psicologica di tutto l'equipaggio. Avremo molte domande su questo. Hello everyone. I'm speaking English, so I'll apologize now. Yes, don't But worry. my name's Nick. I'm the European Space Agency's research doctor here. My role here is primarily twofold. I am here to implement research selected by the European Space Agency into the biological, psychological, and sociological effects of isolated and confined environments, extreme environments, and high altitude.
I'm also the second doctor on the crew, and I'm responsible for rescue of any emergency incidents outside of the base. Ok, Nick dice che praticamente è il medico dell'Agenzia Spaziale Europea, ha un compito duplice, cioè in primo luogo fare ricerca medica, psicologica, fisiologica sulla permanenza in ambiente altamente isolato ad alta temperatura per lungo tempo, quindi prolungato, e poi anche il compito di intervenire in caso ci sia bisogno di fare salvataggio, primo soccorso, eccetera. Quindi è il secondo medico della base dopo Giusy che abbiamo sentito prima. Sì. Buongiorno a tutti. I'm going to speak English as well. I'm Charles Desgranges. I'm French and I'm the mechanic of the on the station. So I'm looking after all the vehicle on the station. Actually, we got only one machine working during the winter due to the condition. But yeah, I'm pretty much the mechanic and working with all the technical people on the station. I'm the man of the water as well. Yes, I'm going to explain a bit. With one of the machines called loader. What's the name in Italian? Un caterpillar, una ruspa essenzialmente. I'm getting some fresh snow outside to put in the machine to make some fresh water for the station. And yeah, that is. Yeah. I'm going to pass to my colleague Quentin. Sì, quest'ultima parte poi ne parleremo, che utilizzano la neve da fuori per produrre acqua fresca. Quindi poi ne parleremo più avanti. Sì. Ah, okay, sono io all'interno. Allora, sì. Quentin parlerà in francese, se lo potete tradurre voi, altrimenti lo tradurrò io. Francese, sì, siamo meno ferrati, quindi magari... Francese è difficile per noi. Francese, se la fate voi, va benissimo. Ok, lui comunque praticamente è, tra virgolette, il meccanico della base, nel senso che si occupa di tutto l'aspetto tecnico dei macchinari che vengono utilizzati, in particolare faceva riferimento appunto a questa macchina che sfrutta proprio la neve che sta fuori dalla base per produrre acqua poi potabile, insomma, se c'è qualche danno di qualche tipo o interventi tecnici da fare proprio a livello meccanico, elettronico, eccetera, è lui che si occupa. Buongiorno a tutti. Je m'appelle Quentin Perret. Je suis technicien polyvalent à Concordia. C'est mon deuxième hivernage en Antarctique. J'ai hiverné une première fois sur la station française de Dumont-Durville. C'est Concordia et Dumont-Durville, il y a pas mal de différences malgré le fait que ça soit en Antarctique. Car à Concordia, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas la mer, il n'y a pas beaucoup de paysages. Alors, inizio a tradurre questa parte. Okay. Quentin è il nostro operaio polivalente perché si occupa di varie cose. Lui ha il secondo inverno in Antartide, ha fatto il primo inverno nella base francese di Dumont-Durville, che si trova nella costa dell'Antartide a 1100 km da qua, e ha detto che ci sono tante differenze rispetto a qua, perché a Dumont-Durville c'è il mare, ci sono gli animali, ci sono i pinguini, le foche, mentre qua a Concordia, come sapete, non c'è nessuna forma di vita. Donc à Concordia, c'est un paysage beaucoup plus lunaire. Il n'y a pas grand-chose à part du blanc tout autour et des très belles couleurs avec le ciel et les étoiles qu'on commence à percevoir de mieux en mieux. Sì, ha detto che qua il paesaggio è lunare, però ci sono dei bei colori la sera e il cielo stellato è fantastico. Immaginiamo. Sì,
Sì. Perché è molto pesante. Je suis monté avec, je suis venu à Concordia avec le raid de ravitaillement, donc le convoi qui part de la côte de l'Antarctique pour venir ravitailler la base de Concordia. Alors, quand on est arrivé qua et seguendo un viaggio, un percorso diverso rispetto al nostro, perché lui è arrivato con la, quella che noi chiamiamo traversa. Qua a Concordia dovete sapere che ci si può arrivare solamente per 3 mesi all'anno, da novembre a febbraio, quando qua è estate. In questo periodo dell'anno c'è il sole per 24 ore al giorno, la temperatura è intorno a meno 35 gradi centigradi, quindi la base è raggiungibile via aereo, ma anche con i mezzi con cui è arrivato Quentin. Si chiamano, noi la chiamiamo traversa, sono una decina di Caterpillar che arrivano dalla base francese di Dumont-d'Urville, presso a poco, e portano qua tutti gli oggetti, portano innanzitutto il cibo che ci serve per l'inverno, il combustibile per l'inverno, per tutto l'anno, ma anche tutti gli oggetti pesanti che non possono essere trasportati con l'aereo. E lui è arrivato proprio con questo, con la traversa. La traversa è gestita dalla Francia, però partecipano anche 3 italiani, dei quali un civile e 2 militari. E voilà. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Denis Appere, sono il glaciologo francese della base. Piacere. Buongiorno a tutti. I am Cédric Albert. I am the electrotechnician of Concordia. I manage the electricity of the station, of the shelter of science. I manage the alarm system, security alarm, and technical alarm, and all the problem who touch the electricity. Ok, Cédric è l'elettricista della stazione, cioè si occupa dell'impianto elettrico, di ogni sorta di problema elettrico e anche di, della manutenzione dei vari sistemi di allarme, che ovviamente sono fondamentali in caso qualcosa vada storto. Sì, soprattutto quello antincendio. Sì. L'incendio è il pericolo sì. Più grosso. Allora, io sono Marco Buttu. Mi occupo di sismologia, geomagnetismo e astronomia. Sono al secondo inverno qua in Antartide e il secondo inverno qua a Concordia. E il precedente inverno ero solamente astronomo. Sì, I'm Jeff. Solo. I will be use my human translator. Ok, Jean-François parlerà in francese e farò la traduzione. Va bene. Il capo della centrale elettrica. Abbiamo 3 gruppi elettrogeni. Che producono, diciamo, hanno un'efficienza che è la metà di quella usuale per via della carenza di ossigeno. On s'occupe aussi de tout ce qui est air comprimé, distribution d'eau douce, gestion des eaux usées. E si occupa di anche della gestione degli oli utilizzati, insomma, anche di tutti gli scarti che abbiamo qua. Ah, tout ça c'est l'ensemble du service technique, hein, c'est pas uniquement moi. Se ne occupano un po' tutti, sono un team tecnico e sono il team tecnico è tutto francese quest'anno. Et on a aussi pour produire de l'électricité, c'est nouveau cette année, des panneaux solaires qui ont été utilisés, qui actuellement donnent environ 2% de la production électrique et qui cet été, quand on les a installés à la fin de l'été, donnaient jusqu'à 8 à 10% de la production d'électricité. E si occupa anche della gestione dei pannelli solari che abbiamo installato quest'anno, che producono attualmente circa il 2% dell'elettricità complessiva, mentre durante l'estate tra l'8 e il 10%. Sinon c'est tout pour moi. Bonne soirée. Ah oui, alors évidemment, on récupère aussi de la chaleur, l'eau de refroidissement des moteurs,
et aussi de la cogénération, on récupère la chaleur des gaz d'échappement. Et ça économise beaucoup sur le gasoil des chaudières qui ne viennent du coup qu'en complément. Une chaudière actuellement tourne entre une journée à deux journées par semaine pour des températures extérieures de moins 65 degrés. Allora, si occupa anche della, cioè qua diciamo che cerchiamo di riciclare un po' tutto e anche il calore che viene prodotto dai motori lo utilizziamo per riscaldare la base, questo processo si chiama cogenerazione, nelle tubature non c'è acqua ma c'è una sostanza alcolica che è il glicole che congela a una temperatura bassissima, se non ricordo male, a meno 56 gradi centigradi, in modo tale che se c'è un blackout la base può resistere più a lungo al freddo che non con dell'acqua all'interno delle tubature. Scusa, voglio solo aggiungere che Jeff, oltre a tutto questo, è anche il capo tecnico, cioè il responsabile di tutti i tecnici che abbiamo qua in base, che non è da poco. Buongiorno a tutti, io sono Fabio Borgognoni, nella mia vita normale sono ricercatore all'Enea e qui invece a Concordia sono il glaciologo italiano, mi occupo di portare avanti diversi progetti sull'inquinamento atmosferico e sul campionamento di neve superficiale. Manca tra di noi il cuoco perché lui ha appena finito di lavorare, perché noi abbiamo appena finito di cenare e quindi è andato a riposarsi. Però si chiama Simone, è un ragazzo di Parma che vive a Londra, ma è diciamo italianissimo e un eccellente cuoco. Tra l'altro... Che fuso orario? Scusa, non ti ho... Sì. Allora, qui siamo sette ore avanti rispetto all'Italia, quindi qui adesso sono le 9 di sera, le 21. Noi non cambiamo con l'ora legale, quindi rimarremo su questo fuso orario, insomma. Siamo a UTC più 8, detta in gergo tecnico, ecco. No, beh, comunque sabato sera anche per noi, quindi rinunciamo alla discoteca, ma volentieri. No. Siamo in t-shirt, sì, perché qua questi generatori, come diceva prima Jeff, producono tanto calore e questo viene utilizzato per scaldare la base e quindi stiamo comodi. Abbiamo circa 20 gradi. Oltre a scaldare la base, viene anche usato per sciogliere la neve con la quale poi produciamo l'acqua, come si diceva prima. Quindi dentro la base il clima, l'ambiente è molto confortevole, la temperatura perlomeno è molto confortevole. E fuori invece come sono le temperature in questi giorni? Cioè minime, massime? Fuori? Esatto. Allora, in questi giorni bisogna dire, come appunto diceva Charles, in effetti è stato abbastanza caldo, le temperature si sono rialzate di circa un 10 gradi rispetto alla settimana precedente. Questa settimana abbiamo avuto una media di circa meno 55 gradi, oggi si sono riabbassate a meno 65, questa è la temperatura misurata. Chiaramente quando c'è vento, e qui c'è sempre un po' di vento, la percezione che abbiamo della temperatura è diversa, è inferiore e in questi giorni percepivamo circa meno 80, meno 85 gradi, che è la temperatura in questo momento che c'è all'esterno in questo momento. Sì, tra l'altro molto spesso l'Antartide viene definito il Marte bianco, anche prima ho sentito dire questa meravigliosa desolazione bianca senza nessuna soluzione di continuità, no? E quindi qui mi allaccio magari con la prima domanda, no? Perché è importante studiare il clima antartico per capire i cambiamenti climatici? Forse sono per i glaciologi queste domanda.
Allora, perché allora, questo è un posto molto remoto, quindi è un posto speciale per studiare l'inquinamento atmosferico e per capire, insomma, quali sono le correnti, come si spostano gli inquinanti, che arrivano purtroppo anche qui, per fortuna, in maniera limitatissima. Però, diciamo, nonostante siamo appunto a 1200 chilometri dalla costa, arrivano anche qua. E questo è importante appunto per studiare gli spostamenti, le correnti, cioè per cercare, insomma, di capire quali sono le dinamiche dei cambiamenti climatici. Tra l'altro io volevo salutare in particolare Marco, che appunto è stato il mio contatto per organizzare questa diretta. Moltissimi dei nostri follower conoscono Marco proprio perché lo seguono grazie ai social nelle sue avventure, no? Soprattutto in Antartide, quindi tanti salutano proprio in particolare Marco. Alcuni dicono che ti hanno anche conosciuto in Sardegna, abbiamo Giulia Murtas che è di Link for Universe che ti saluta, non so se ti ricordi eventualmente di lei. Quindi insomma, grazie Marco di aver permesso questa meravigliosa diretta anche da parte degli utenti che ci seguono, quindi grazie. E grazie ovviamente di nuovo a tutta la base. Prendo una domanda dalla chat al volo. Nicola chiede, ma visto che c'è sempre vento, non hanno pensato per generare energia per la stazione di mettere delle pale eoliche? E perché non si può fare? Allora, rispondo visto che ho il microfono. In realtà qua a Concordia non abbiamo tanto vento, mentre in costa, dove ad esempio è stato Cantin, alla stazione di Dumont-Durville, il vento ha avuto un picco di 300 km orari. Mentre qua a Concordia abbiamo qualche volta all'anno, forse 2-3 volte all'anno, un 60 km orari, altrimenti il vento è sempre accettabile. E c'erano domande? No, qua a Concordia anche abbiamo anche 60 km orari. E non quest'anno. Ok, quindi diciamo il metodo principale con cui producete energia, quale rimarrebbe? Cioè, quali sono tra tutti i metodi quello che possibili? Ha detto prima i generatori di cui parlava prima. Qua in Antartide non è possibile, per il trattato non è possibile utilizzare delle fonti nucleari. Quelle che utilizziamo noi qua, abbiamo questi generatori che utilizzano una sorta di cherosene, diciamo, che congela a che temperatura? Il reste ancora liquido e difficilmente pompabile jusqu'à moins 60-70. Actuellement, le pompe à l'extérieur dans des containers, il fait moins 60-70. Sì, quindi una sorta di cherosene con additivi che congela temperature anche meno 60, meno 80 gradi. È ancora liquido, in realtà, ha detto Jeff, a meno 60, meno 80 gradi. Les pompes, ça prend beaucoup de temps pour amorcer une pompe et ça prend aussi beaucoup d'intensité. Donc quand on démarre les pompes, souvent elles déclenchent par surintensité. Donc il faut redémarrer plusieurs fois. Ok, però è molto diciamo che non è perfettamente liquido, resta un po' denso, quindi è molto difficile da pompare. Comunque questo è il modo in cui produciamo energia elettrica. C'erano un sacco di domande relative alla scienza, ve le faccio anche per conto nostro, essendo comunque astronomi. Che genere di esperimenti ci sono che si fanno in Antartide? E quindi non solo da un punto di vista strettamente climatico, visto che noi sul nostro progetto di divulgazione parliamo tantissimo di clima, quindi non solo da un punto di vista climatico, ma ovviamente anche biologico, astronomico, geologico. Quindi che tipo di esperimenti vengono condotti e perché è così importante farli in un luogo come l'Antartide? Di clima abbiamo già detto qualcosa, però appunto c'è tutta quell'altra parte di scienza che anche da un punto di vista, ad esempio, astronomico, magari le persone si chiedono, a parte, ok, c'è un cielo meraviglioso, sicuramente pulito, però perché è così importante condurre questi esperimenti in Antartide, no? Come sulla stazione spaziale sono importanti per la microgravità, perché in Antartide è così importante fare scienza? Allora, qua si conducono esperimenti scientifici di
su tantissime branche. Appunto, abbiamo già nominato la climatologia, la meteorologia, abbiamo nominato la glaciologia, si fa anche paleoclima. Qui a Concordia anni fa è stato diciamo effettuato un progetto chiamato EPICA, che ha previsto la perforazione della calotta antartica per appunto tutti i 3 chilometri della sua lunghezza che abbiamo qua, e ha consentito di studiare il clima indietro nel tempo fino a 800.000 anni fa. Quindi si fanno anche studi di questo tipo, si fanno studi di geomagnetismo, di sismologia, di astronomia, di space weather. Abbiamo un radar ionosferico che studia appunto i venti solari e l'interazione che questi hanno con la nostra atmosfera. Che altro si fa qua? Sì, per scendere proprio nel dettaglio della domanda, come ha detto bene Rodolfo, c'è la glaciologia di cui abbiamo parlato prima, che è una, diciamo, una scienza che qua trova questo è il posto ideale per farla. Perché? Perché sotto di noi ci sono 3200 metri di ghiaccio e in nessun altro posto al mondo è possibile risalire alla composizione atmosferica del passato se non qua. Come aveva detto Rodolfo prima, siamo riusciti a risalire alla composizione atmosferica degli ultimi 800.000 anni, ma è in corso un altro progetto che si chiama EPICA 2, Beyond EPICA. Con questo progetto lo scopo è di risalire a 1.500.000 anni a ritroso. Perché? Innanzitutto per raddoppiare il tempo, ma c'è anche una curiosità che circa 1 milione di anni fa la fase dei periodi glaciali e interglaciali è cambiata e non si sa bene perché. Quindi questo studio ci potrebbe consentire di capire cosa è successo 1 milione di anni fa. Questo è uno dei motivi per cui si fa scienza qua in Antartide, ma ce ne sono anche altri. Ad esempio l'astronomia, noi studiamo, esatto. Abbiamo due telescopi, uno non è operativo, è quello italiano, l'altro è quello francese. Quello francese studia sostanzialmente, studia per tutto l'inverno degli esopianeti. Qua abbiamo una notte che è più lunga di 3 mesi, questo significa che continuamente possiamo osservare le stelle e cercare di detectare un transito in un modo che si potrebbe fare solamente qua oppure nello spazio, nel campo dell'ottico, dell'infrarosso. La presenza, infatti, come diceva Marco, di una notte così lunga consente dei follow-up che tante volte anche difficilmente dallo spazio si possono fare, perché comunque in uno spazio hai un'orbita che non sempre ti consente di seguire il tuo oggetto, diciamo, continuativamente. Oltre a tutta questa scienza c'è anche un altro aspetto che è quello che segue Nick e che sicuramente ho capito che interessa a voi, che è la parte, diciamo, di evoluzione della psicologia, della biologia, delle interazioni che noi abbiamo. Come all'inizio dicevi nell'introduzione, noi siamo isolati, siamo più isolati degli astronauti in questo momento, sì. Perché gli astronauti orbitano a 400 km dalla crosta terrestre, per noi gli umani più vicini a noi sono i nostri colleghi di Vostok a 650 km, quindi noi siamo più isolati degli astronauti. E c'è tutta una parte appunto di interesse dell'ESA su questo argomento che, se volete, Nick può ovviamente entrare in qualche dettaglio. Assolutamente sì. Sì, 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 sì. Cioè, abbiamo già un sacco di domande proprio sull'aspetto psicologico di com'è vivere in un posto così isolato, insomma, dal resto dell'umanità, quali sono le difficoltà più grosse che si incontrano, come si gestiscono i conflitti e in generale se c'è un cambio di percezione della realtà rispetto a, insomma, a vivere laggiù così lontano da tutto rispetto a vivere nella civiltà qui. The European Space Agency is very interested in Concordia Station because I'm sure Rodolfo touched on this a moment ago based on my limited Italian, but I think that, the European Space Agency think that here we face a lot of the factors that astronauts will face in long-distance space travel and on lunar stations, Martian stations, things like that. We're in an extreme environment.
You know, the outdoor conditions are extremely harsh, and, you know, not conducive to life, shall we say. And we also face isolation as well, day-night disturbances and confinement amongst a small crew. So for the European Space Agency, Concordia is essentially space on Earth. There are obviously some differences. For example, we have gravity, and on lunar stations and Martian stations, one hopes that the oxygen levels will be normal as well. The research that I am implementing and troubleshooting here specifically includes work upon sort of psychosexual health and well-being. We're also looking at immune changes, cognitive function. We're looking at trying to predict stress levels as well by using EEG recordings, which are brainwave recordings, along with cognitive function to predict when people are stressed and to see if they can do their job well. We're also looking at ways of mitigating levels of stress as well, using mindfulness and seeing if mindfulness, which is a way of being aware of your surroundings and being cognizant of them, seeing if they can be that can be a tool to mitigate stress and to see if that level of mindfulness changes over time as well. All in all, with sort of the research that ESA has asked us to do here is very all-encompassing. There's biological aspects, there's blood samples, saliva samples, psychological aspects. There's a lot of questionnaires, which I'm sure the crew can attest to. And there's also the sociological aspects as well. So we look at the sociological interaction between the crew under such difficult circumstances as well. Sì, pratica. Giusto Nick, per fare un brevissimo riassunto, siamo delle cavie in poche parole. Sì. Sì. Ci manca solo che vi mettano la ruota per. Ma come esatto, appunto esatto. Gli astronauti, come appunto gli astronauti nella stazione spaziale. Sì, quello fanno fanno molti esperimenti su loro stessi. Sì, io faccio brevissimo riassunto esatto. Di quello che sono riuscito ad appuntarmi al volo. Nick, che è appunto il medico dell'Agenzia Spaziale Europea, dice che per l'ESA la base Concordia è praticamente spazio sulla Terra, perché si possono riprodurre le stesse condizioni di isolamento, di lavoro, di team, quindi anche le stesse condizioni socio-psicologiche. E il suo lavoro è puntato proprio a studiare come appunto la psicologia dei membri della spedizione evolve, come loro interagiscono, eventuali emersioni di disturbi dello spettro di disturbi del sonno. Non sono medico, quindi sto traducendo molto 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 a braccio, spero che mi perdoniate. Quindi sì, è una grossa grande esperimento proprio su come gli esseri umani riescono anche a collaborare, convivere per lunghi periodi in isolamento, che è poi quello che deve succedere proprio per andare verso Marte. Quindi di nuovo torna al discorso del Marte bianco, no? Sì, diceva appunto che molte delle condizioni che chi si trova a vivere in una base antartica si trova ad affrontare non sono poi tanto diverse da quelle degli astronauti, appunto in particolare l'isolamento assoluto e anche lo slittamento dei normali ritmi circadiani, giorno-notte, eccetera. Poi, vabbè, ok, lì hanno la gravità, lì hanno l'atmosfera con l'ossigeno e tutto, quindi non è esattamente la stessa cosa, ma è altrettanto interessante e l'ESA è particolarmente impegnata per capire un po' come funziona, sia dal punto di vista delle funzioni cognitive e sia cioè come vengono alterate le funzioni cognitive dall'isolamento e la privazione del ciclo giorno-notte e anche il discorso dello stress, cioè se si riesce a trovare un modo per predire i livelli di stress di chi si trova laggiù in modo da anticipare
possibili reazioni avverse proprio a livello emotivo, psicologico e di relazione con gli altri membri del gruppo, per non parlare appunto delle eventuali tecniche di mitigazione dei livelli di stress attraverso tecniche di mindfulness. E tutto questo è particolarmente interessante perché è un po' una ricerca ad ampio spettro che coinvolge sia un aspetto proprio puramente biologico barra fisiologico, ma anche un aspetto psicologico, cognitivo e poi anche l'aspetto sociologico, cioè di interazione appunto tra membri di un gruppo che non ha contatti con il mondo esterno. Tanto vi manda i suoi saluti Alberto Razzetto, che ci sta seguendo da YouTube, che dice non fosse stato per un infortunio, sarebbe dovuto Alberto essere lì con voi. Allora, Alberto infatti è il medico che avrebbe dovuto fare l'inverno con noi, anche lui per la seconda volta, la precedente era stato sempre compagno di squadra di Marco, purtroppo a fine dicembre ha avuto un incidente qua. È un incidente molto banale, ma qua in Antartide anche le cose più stupide diventano diciamo impegnative. Si è rotto una gamba, ecco, per dirla breve. Stupida, la gamba. Purtroppo, beh sì, stupida nel senso che è scivolato dalle scale, tra l'altro alla fine di una riunione sulle attività di rescue, di emergenza per giunta, quindi il caso, ecco. E niente, purtroppo noi abbiamo fatto quello che potevamo qua, ossia radiografia, abbiamo ingessato la gamba, ma ovviamente Alberto abbiamo dovuto evacuarlo per portarlo in Nuova Zelanda e consentirgli l'operazione per ricomporre la frattura e niente, quindi lo salutiamo, ci manca, ciao Alberto. Tanto questo... Però è arrivata Giusy, abbiamo perso il 12° maschio per acquisire finalmente una presenza femminile in base. Tanto questo apre proprio la strada alla prossima domanda, perché Valentina Piccininno, che è un'infermiera, ci segue e questa è una domanda per Giusy, perché chiede: come è composto l'ambulatorio medico di base Concordia e qual è la tipica giornata della dottoressa? Allora, non c'è solo un ambulatorio, ma c'è anche un ospedale vero e proprio dotato, diciamo, di tutte le attrezzature essenziali. In più c'è anche un riunito dentistico perché le patologie odontoiatriche, diciamo, soprattutto in inverno, un po' la fanno quasi da padrone. Si spera di non dover affrontare niente di più grave perché ovviamente il medico, diciamo, che si occupa della salute interna, perché Nick come medico si occupa del recupero dell'infortunato all'esterno della base e poi una volta stabilizzato lo porta all'interno e a quel punto è il medico titolare, diciamo, della salute che si deve occupare insieme a 2-3 membri che fanno parte dello staff tecnico scientifico e che non sono ovviamente professionisti sanitari, ma che vengono, coadiuvano il medico della base, devono affrontare anche altre situazioni. Quindi c'è una sala operatoria, un riunito e un ambulatorio. La giornata del medico, fortunatamente, è una giornata un po' di attesa e si spera che rimanga sempre di attesa. Ci si occupa di piccoli infortuni, almeno fino adesso. Io mi sono occupata di due trattamenti odontoiatrici e poi di altre situazioni, ferite piccole, eccetera. Però c'è anche tutto il lavoro da fare di inventario per poter dare a Roma, in Italia, anche la possibilità di ordinare materiale che deve essere sottoposto a ricambio o altri materiali nuovi che servono, perché c'è tutta anche la manutenzione degli apparecchi che vanno valutati se c'è un malfunzionamento, se non si riesce a risolverlo qua, bisogna fare in modo che ci sia la
possibilità di sostituirlo per la prossima stagione invernale. Quindi il mio, ora come ora, fortunatamente è un lavoro di attesa, di organizzazione dell'ambulatorio e della sala operatoria dei materiali. Allora, intanto abbiamo anche Loredana Bessone dell'ESA, che si occupa di addestramento astronauti, chiede di salutare Simone Marcolin da parte sua, che era stato a DC-13 in precedenza. Quindi abbiamo anche proprio persone dell'ESA che sono nostre amiche, che hanno fatto alcune dirette con noi, che appunto si occupano anche un po' di addestramento di persone per ambienti estremi, quindi direi che un ambiente come il vostro si potrebbe veramente considerare molto estremo. Riporteremo i saluti e informiamo Loredana, che troverà le nostre applicazioni, visto che l'ESA ha aperto la ricerca di nuovi astronauti. Siamo tutti interessati. Abbiamo un occhio di riguardo. Tra l'altro, a proposito di questo, tanti chiedevano anche che tipo di, perché servirà necessariamente un addestramento particolare, magari non diciamo così vicino a quello che fanno gli astronauti, ma neanche troppo dissimile. Quindi quanto tempo dovete spendere per prepararvi per andare in un posto del genere, e che tipo di addestramento si può fare, sia fisico che ovviamente psicologico, perché ovviamente non è che una persona può prendere e andare in Antartide mesi come fate voi. Quindi ci deve essere, immagino, tutta una serie di procedure, sia mediche che fisiche che psicologiche, da seguire prima di essere lì dove siete voi. Questa è un po' un sunto anche di tante domande che abbiamo visto in chat, proprio perché bisogna essere anche pronti, no, a eventuali situazioni estreme. Allora, quest'anno è stato un anno molto particolare. Tutti gli addestramenti che abitualmente il PNRA, anche l'IPEV, fa, non sono stati schedulati appunto per il problema del Covid. Si sono stati ridotti in realtà. Abitualmente il PNRA organizza 2 settimane di addestramento, uno con i militari, con le forze armate sul lago Brasimone, vicino a Bologna, e poi una settimana, diciamo, un campeggio estremo sul ghiacciaio del Monte Bianco. Queste 2 settimane non sono solo di addestramento, dove gli alpini e le altre forze armate addestrano i vari partecipanti, ma anche sono di selezione. Si vede come le diverse persone si comportano in gruppo e in situazioni stressanti. Quindi c'è il contatto con l'acqua, l'acqua fredda del lago, l'alta montagna e 4.000 metri. Anche qua siamo a un'altezza più o meno paragonabile ai 4.000 metri del Monte Bianco. Abbiamo scarsità di ossigeno e quindi dobbiamo vedere come il PNRA, l'IPE vogliono vedere come le persone reagiscono all'alta quota. E per gli invernanti c'è una settimana aggiuntiva, una settimana che quest'anno non si è fatta, di gruppo, di team building, dove tutto il DC-17, i vari DC vengono uniti e vengono organizzati in team per vedere come reagiscono in gruppo. Voglio solo aggiungere una cosa. Ovviamente ci sono anche tutta una serie di visite mediche che dobbiamo passare per poter venire qua, però il messaggio che volevo dare è che non bisogna essere né supereroi né superatleti, bisogna semplicemente essere delle persone in buona salute fisica, ma tutto qua. Chiaramente veniamo, diciamo, seguiamo una serie di esami fatti dall'Istituto di Medicina dell'Aeronautica Militare. Sono esami molto simili a quelli richiesti appunto per un astronauta. Ecco. Sì, perché molti chiedevano proprio quali erano i requisiti fisici per poter essere considerati idonei a missioni di questo tipo. Quindi sono requisiti fisici ragionevoli, diciamo. Sì, come ho detto, non bisogna essere dei superatleti. Bisogna essere in buona salute fisica, ciò vuol dire che bisogna essenzialmente star bene. Chiaro,
probabilmente se hai problemi cardiaci non vieni, sicuramente se hai problemi cardiaci non vieni, ma dipende dal tipo anche lì di problema. Devi, psicologicamente e psichiatricamente ovviamente devi essere a posto, perché ti trovi isolato con 12 persone sostanzialmente strane, perché noi non è che ci conosciamo prima o ci scegliamo, veniamo selezionati e ci ritroviamo qua, ecco. E non possiamo fuggire qua, se tu hai un problema non puoi dire vabbè, esco, vado a fare una passeggiata, vado a mangiare una pizza, ci rivediamo fra qualche giorno, come può succedere tra colleghi di lavoro. Qui tutt'al più ti chiudi in camera un paio d'ore, oppure vai nello shelter a 500 metri da qui un paio d'ore, ma non di più, ecco. Quindi è chiaro che bisogna avere tutti una serie di caratteristiche di salute, ma anche a salute psicologica, ecco, equilibrio, come dire. La prossima domanda è una cosa che sta a cuore anche a me tanto, perché io qui in Italia ho una connessione terribile, nonostante sia nella civilizzazione, e chiedono: la connessione internet, che il nostro utente immagina sia satellitare, funziona sempre o ci sono problemi? Quanto influenza la vostra vita quotidiana? Allora, noi all'esterno, qua di fronte alla base, abbiamo una VSAT, una parabola di 4 metri, che punta più o meno a 4 gradi sopra l'orizzonte, perché i satelliti sono appena sopra l'orizzonte. E abbiamo una banda che potrà fare ridere a parecchia gente. Abbiamo un megabit al secondo, ma per l'inverno ci basta. Riusciamo a spedire tutti i dati all'esterno, quindi tutti i dati scientifici vengono quotidianamente spediti verso Roma, al server della casaccia dell'Enea, e noi riusciamo anche a comunicare con i nostri amici e parenti attraverso dei social tipo WhatsApp, Telegram, riusciamo a mandare email, quindi durante l'inverno la banda è sufficiente. L'estate invece, quando abbiamo in base sulla 50, dai 50 agli 80 persone, però, la banda incomincia a scarseggiare, quindi si riducono i servizi, non abbiamo più comunicazione diretta attraverso i nostri cellulari e quindi tutto viene ridimensionato. Quindi conviene fare gli orsi d'inverno. David, sono gli unici. Sì, esatto, è per questo che siamo qua. Però sono gli unici servizi che abbiamo. Noi sui nostri dispositivi personali, cellulari, tablet, portatili, non abbiamo accesso alla rete se non per queste app come WhatsApp e Telegram, e basta. Quindi comunque sia un impatto considerevole rispetto alle abitudini quotidiane di quando si è a casa. C'è. Noi abbiamo estrema difficoltà a accedere a Facebook per chi usa Facebook, Instagram per chi usa Instagram, o anche solo a fare una ricerca su Google. Abbiamo Wikipedia funziona. Computer comuni aperti molto lentamente. Come dicevo, abbiamo un paio di computer nella quella che chiamiamo la mailing room, che sono aperti a internet, e lì a turno possiamo accedere, controllare le nostre mail personali, leggere il giornale, ecco. Però si può vivere anche. Sì, è già più di quello che ho io nella mia connessione estiva in alta montagna, quindi invidia. Anche perché, soprattutto, se ho Wikipedia, io faccio anche 6 mesi d'inverno senza problemi. Prossima domanda. Chi era di turno? Matteo? Vai, Matteo. Filippo. Ok, allora, siccome noi ci occupiamo anche tanto di clima e di cambiamento climatico, c'era anche chi chiedeva appunto se laggiù in Antartide, che è un luogo insomma abbastanza insomma, risparmiato rispetto per esempio all'Artico, ai cambiamenti climatici, se però a notare nel corso del tempo qualche cambiamento. Sappiamo anche per esempio che non solo per il discorso ghiacci, però appunto sappiamo anche che i ghiacci antartici non se la stanno passando proprio benissimo ultimamente, quindi un po' la domanda è come appare la situazione cambiamento climatico, riscaldamento globale in Antartide e come è la situazione dei ghiacci lì?
Allora, qua anche qua ovviamente si comincia a apprezzare qualcosa legato al cambiamento climatico, ma dobbiamo fare anche un po' una distinzione. L'Antartide è un continente molto grosso, è grosso una volta e mezzo l'Europa, ed è molto variegato, quindi sulla costa l'effetto del cambiamento climatico è ovviamente più marcato che non sul plateau dove noi siamo qua. Cambiamento non vuol dire solo riscaldamento globale, attenzione. Qua sul plateau noi, diciamo, la base Concordia è circa 17 anni appunto che è operativa, abbiamo 17 anni di storico di misurazioni di meteorologiche, prendiamo ad esempio la temperatura o i venti. E in questi 17 anni devo dire che non ci sono grosse variazioni, c'è un leggerissimo trend a diminuire, ma la temperatura, sto parlando di un decimo di grado su una media di circa meno 50 gradi appunto. Quello che un po' si osserva è che è un po' aumentata la dispersione, ossia massime che tendono a essere più calde, minime che tendono a essere un po' più fredde. Questo, diciamo, è quanto. Per fortuna ancora il continente è abbastanza risparmiato da quello che succede nel resto del mondo, in realtà. Allora, siamo quasi un'ora, quindi facciamo gli ultimi 5 minuti e poi vi liberiamo. Sappiamo che per voi internet è fondamentale, quindi vi facciamo risparmiare banda per mandare dati scientifici che sono decisamente più importanti. Abbiamo veramente decine e decine di domande, quindi magari sarete disponibili per un'altra diretta nei prossimi mesi, volentieri recuperiamo un po' di domande non fatte oggi. C'erano ancora alcune domande mediche, ad esempio medico-tecniche, diciamo. Alcune riguardavano le uscite esterne, soprattutto durante le notti invernali, come vengono gestite sia come preparazione sia da un punto di vista medico. E poi una curiosità che hanno scritto in tanti e chiedevano le condizioni di luminosità, soprattutto per gli occhi, sono enormemente diverse rispetto a un ambiente normale. Con tutto il bianco che c'è durante i mesi di luce, immagino che gli occhi soffrano anche la mancanza di verde o dei colori normali. Quindi come viene gestita anche questa cosa dal punto di vista dell'occhio, sia d'inverno che d'estate e poi con un successivo ritorno alla vita normale? Quindi se l'occhio eventualmente poi ha dei problemi gravi o no. Allora, noi qua ogni volta che usciamo fuori dalla base abbiamo sempre maschere a altissima protezione, perché la luce è molto intensa, sia perché il sole è alto, la nitidezza, la trasparenza dell'atmosfera è eccelsa, sia perché siamo circondati da solo bianco. Quindi chiaramente l'occhio soffre, uscire in piena estate senza un'adeguata protezione, puoi farlo per qualche minuto, ti sembra di adattarti, ma poi quando rientri dentro ti accorgi che non vedi più assolutamente niente. Quindi ovviamente noi tuttora oggi nelle ore di giorno continuiamo a usare queste maschere, occhiali ad altissima protezione. L'opposto ovviamente di notte, nel periodo diciamo invernale, notturno, sono le stelle che ci illuminano un pochettino e poi portiamo delle luci frontali perché chiaramente qua è buio. Per quanto riguarda invece l'altra domanda su come ci si attrezza per uscire di fuori, possiamo adesso provare a tradurla a Nick, chiediamo sì. A lui. E anche quale distanza, distanza massima è consentita? Allora, qua la distanza massima consentita dipende essenzialmente dalla strumentazione che abbiamo. La base, come avrete visto dall'immagine, è costituita da due torri attorno alle quali ci sono una serie di altre piccole strutture, sono sostanzialmente dei container che ospitano appunto strumentazione scientifica, e più o meno le distanze medie a cui sono poste queste strumentazioni, questi container, sono intorno ai 500-600 metri. Abbiamo però tre strutture, anzi più lontane. Una torre chiamata Torre Americana, è un traliccio di 50 metri di altezza sulla quale ha diversi
quote, diciamo, sono posizionate strumentazione e questa è a un chilometro di distanza. Abbiamo un'altra parte dove abbiamo strumenti di sismologia sotto neve, ovviamente a circa 20 metri al di sotto del livello della neve, anche questo a circa un chilometro. E poi abbiamo un radar ionosferico chiamato Super Darn che è a circa 2 chilometri dalla base. Questa è la distanza massima che a piedi, diciamo, dobbiamo percorrere anche in pieno inverno. Raramente, però, ci capita di farlo. So the question was how we manage the going outside in the winter for the cold, for all this in specifically with rescue or also So essentially the main approach boils down to prevention, which I think Rodolfo has talked about here. We have very specialist clothing that we wear, very thick, very warm clothing, and lots and lots and lots of layers as well. We've got some heated clothing, although its benefit is questionable at times, because not because it's poor quality equipment, but because the cold here is so very intense that you would need something quite intense to keep you warm in this environment. Also taking regular breaks to come inside and warm up is essential. So any period of time spent outdoors needs to be accompanied by rest periods in a warm building, not a cold building. In terms of rescue, once again, prevention is very important. So we avoid going anywhere alone. There's always someone on the base that knows where everyone is. David, our ICT guy, is very good at that. He's our angel. And we always communicate where we're going. We try and go in pairs as often as we possibly can, especially always at night. And in terms of the challenges that we face here, medically speaking, there are some specific challenges at Concordia Station, some generic ones. The specific challenges that require specialist equipment are the seismology cave, which I think you mentioned, which is just a very, very, very deep hole in the ice. So that requires a special winch and tripod to get any injured victims out. And naturally, it's a kilometer away from the station as well. So then that involves a rescue and a retrieval back to the station. So there's also the American Tower here, which I think you mentioned as well, which is a 45 meter tall tower. So that naturally comes with its own risks. Again, we take many precautions with rope work and blockage systems and things like that. However, we have some specialist equipment to perform some rescues from there as well. The generic conditions that we face are obviously the cold. Frost nip, frost bite. So cold injuries can be even during the day in full sunlight in the middle of summer are still a real risk. And also hypothermia. And hypothermia in any medical situation makes everything worse. So that is the one big thing that we try to avoid here. In terms of the rescue team, we have a very, very good team, a very efficient team here. We perform practices together and we've done lots and lots of training together. I think we will work very well together. That's also something that I think gives everyone confidence, knowing that there's a team that can come out and retrieve them if necessary. So essentially, in summary, it boils down to prevention of injury is by far the most important thing. But after that, there are those specialist considerations that we need to make. And we have a very good team here to recover people that are injured. Sì, giusto per riassumere molto rapidamente, la parola d'ordine è la prevenzione, perché prima ancora di pensare a come salvare qualcuno è meglio pensare a come far sì che le persone non si facciano male. Nelle operazioni all'esterno hanno previsti degli intervalli di tempo in cui devono rientrare in un edificio, in un ambiente caldo. Hanno dei vestiti molto pesanti, ma quelli riscaldati elettricamente potrebbero non essere l'idea migliore, e poi sanno sempre dove sono, nel senso che nessuno è mai da solo e c'è appunto una persona dedicata all'interno della base che si occupa di tenere contatti e di sapere sempre dove sono le persone, proprio per evitare che succedano problemi. Quindi la miglior cura di solito, come sempre,
e la prevenzione, che è un mantra che sento ripetere a tutti i medici che incontro. Ce lo dicevano perché, anche perché da piccoli, esatto. Cioè, prevenire è meglio che curare. Prevenire è meglio che curare, soprattutto se siete a 600 km dall'avamposto umano più vicino in mezzo alla notte eterna. E in merito a questo, proprio domanda velocissima. Musica. Avete strumenti per suonare? Allora sì, ci sono degli strumenti musicali perché solitamente gli invernanti se li portano qua presso e poi ecco, non se li riportano via a casa, quindi ne abbiamo anche di diversi inverni fa. Quest'anno mi sa che suona solamente il cuoco, però gli altri anni, io ricordo l'inverno precedente al mio, erano 5 o 6, avevano fatto proprio un gruppetto e due volte alla settimana suonavano in una sala che noi chiamiamo video room perché c'è un proiettore. È quella una sala che è molto spaziosa, dove attualmente facciamo anche qualche pratica di yoga un po' tutti assieme, oppure abbiamo messo una ciclette e si fa ciclette, oppure si guardano semplicemente i film col proiettore. Allora, noi ormai siamo sopra l'ora, quindi a breve chiudiamo, e giusto per non abusare del vostro tempo. Quindi facciamo proprio l'ultima domanda, l'ultimo paio di domande veloci. La mia curiosità era, sempre per quanto riguarda un po' la questione clima-atmosfera, sappiamo che l'Antartide è dove il buco dell'ozono si manifesta, no? Quindi voi che studi fate in proposito e eventualmente, sempre da un punto di vista della salute, se ci sono particolari accorgimenti per quanto riguarda l'eventuale presenza maggiore di raggi ultravioletti? Ma allora, presenza maggiore di raggi ultravioletti, problemi non ne abbiamo perché siamo talmente tanto vestiti sì. che nessuna parte del nostro corpo è esposta, altrimenti, come diceva Nick, i rischi di congelamento anche in piena estate, che ne so, al naso, agli zigomi, sono le parti che possono tendere a rimanere più aperte, più scoperte, ecco, sono altissimi. Quindi gli UV ce li togliamo, diciamo, dalle scatole in questa maniera qua. E per quanto riguarda il resto, abbiamo strumenti per vari strumenti di diciamo per gli studi di aerosol e polveri e anche appunto ozono che monitorano e registrano 24 ore su 24, diciamo, le condizioni dell'aria qui sul plateau. Io sono quello delle domande semplici. Avete già visto, mai visto l'aurora australe? Allora, per quest'anno ancora no, perché la notte abbiamo... Il primo tramonto l'abbiamo visto l'11 febbraio. Io l'ho vista solamente una volta durante il mio precedente inverno, anche perché qua di aurore, mentre nella costa si verificano molto spesso, ad esempio Cantan a Didiu ne ha visto tantissime, ci ha fatto vedere le sue foto, sono molto frequenti. Qua invece siamo al centro del polo geomagnetico, e quindi che si trova tra Concordia e Vosto, quindi noi la vediamo raramente, poi bassa e all'orizzonte. E infatti quando io l'ho vista nel mio inverno era un'aurora bassa all'orizzonte, tra l'altro vista per caso, perché eravamo usciti per fare una foto di gruppo e fortunatamente quindi avevamo le macchine fotografiche e l'abbiamo immortalata. Ok, abbiamo l'ultima domanda. Filippo, vai tu. Sì, tanti chiedevano banalmente qual è la vostra età, qual è l'età media o comunque di voi ricercatori, insomma da che età si parte, a che età si arriva, sì, quindi è una domanda molto anagrafica, giusto per chiudere un po' in modo colorato questa chiacchierata. Allora sì, le età spaziano in un ampio spettro, dal nostro bambino Charles che ha... no, il più piccolo è Dennis, il bambino Dennis che ha 25 anni, okay. alla mamma Giusy che ne ha 64. A metà, un buon numero, siamo tra i 40 e i 45. Quindi diciamo, siamo un gruppo molto variegato, ecco.
Bene, ragazzi, allora ci sono davvero decine di domande ancora, potremmo andare avanti fino alla vostra alba, quindi magari appunto cercheremo di organizzare un'altra diretta, perché davvero il nostro pubblico è entusiasta, tantissime domande e non abbiamo purtroppo il tempo per rispondere. Noi rimarremo fino a domattina, e voi ovviamente immagino che sia per voi sia un po' più complesso, quindi noi da qui a novembre non fuggiamo, quindi quando volete. Perfetto, io allora vi scriverò prossimamente per sapere se magari tra un mesetto o qualcosa del genere riuscite a regalarci un'altra meravigliosa diretta come questa, perché davvero tantissime curiosità, tantissime domande, e noi saremo felici di avervi di nuovo con noi. Quindi ragazzi, io vi ringrazio. C'è chi faceva appunto di nuovo, ringraziava Marco per l'opportunità, facciamo anche complimenti per Marte Bianco. E niente, io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro soprattutto. Grazie. Noi ringraziamo voi allora per l'invito. E vi ringraziamo anche per le ricerche che fate, che contribuiscono, così come quelle che fanno gli astronauti sulla stazione spaziale, a migliorare la vita anche di noi, tra virgolette, terrestri. Di noi qua giù. Di noi qua giù nel mondo civilizzato. Sì, quindi ricordiamo i ricercatori con cui abbiamo parlato stasera, sono una spedizione congiunta italo-francese del Programma Nazionale di Ricerche Antartide e dell'Institut Polaire Français. Quindi la nostra moderatrice Irene vi ha messo nei link, nei commenti alla nostra diretta, tutti i link dei social per seguire le operazioni nella base. E detto questo, che dire, buonanotte a voi e buon pomeriggio a noi. Certamente, buon sabato pomeriggio. Buona grazie permanenza ancora. E buon lavoro, grazie ancora per il vostro tempo. Grazie ancora. Adesso noi mandiamo la sigla, noi vi salutiamo un attimino offline, così vi ringraziamo per bene. Grazie ancora. Grazie ancora per la possibilità, okay. A presto. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Au revoir. Au revoir.